Allora, buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a questa giornata, la giornata del cane guida, pensata da Ottavio Zaccaria, dirigente dell'Unione Italiana Ciechi di Cosenza, ed è bello perché questa sarà una giornata importante, non soltanto per le persone vedenti e per le persone non vedenti, ma per chiunque insomma voglia approcciarsi e conoscere il mondo che sta dietro all'utilizzo del cane guida, perché il cane guida, come c'è sempre stato ripetuto, è uno strumento, è una persona in fondo che poi fa parte della famiglia. Io ringrazio anche la presenza del vice sindaco Giuseppe Filice, che ha voluto anche lui come amministrazione comunale questa giornata. Siete numerosi ed è una bella cosa, non soltanto per Cleto. Quindi inizierei proprio con il passare la parola a Ottavio, che ci racconterà l'esperienza di possedere un cane guida e anche delle difficoltà che poi si affrontano in maniera quotidiana nel accesso ad esempio nei locali pubblici, ma ne parleremo adesso più diffusamente. Quindi passo la parola a Ottavio e vi ringrazio soprattutto per la presenza. Grazie. Buongiorno a tutti, devo ringraziare Riccardo perché lui ha organizzato questa giornata e soprattutto ringrazio l'amministrazione comunale di Cleto, il vice sindaco che è qua con noi presente, perché sicuramente senza la collaborazione loro delle amministrazioni e senza qualcuno che si interessa noi non potremmo fare queste bellissime giornate. Far conoscere il cane guida è una situazione molto importante. Io penso che il cane è un ausilio, uno degli ausili, perché per il non vedente ci sono tantissimi ausili, ma l'ausilio più importante per un non vedente è il cane guida. Con tutte le difficoltà per ottenere un cane guida, perché giustamente per ottenere un cane guida bisogna iscriversi a delle scuole di formazioni, noi ne abbiamo una adesso che è nata a Messina il 2000, a 19 anni, si chiama Ellen Keller, una scuola famosissima, una scuola che lavora con tantissima serietà, dove la presidente si chiama Linda Legnani, che è intenzionato, un non vedente che è intenzionato a inoltrare domanda, può inoltrare domanda all'Ellen Keller qua di Messina. Prima bisogna fare un corso di mobilità, perché per avere il cane bisogna che il cieco ha una buona mobilità, e dopo che gli viene riconosciuto l'attestato di mobilità gli daranno la possibilità di iscriverlo ad avere il cane guida. Il cane guida, ripeto, è un ausilio importantissimo. Per il cieco è come se avere una persona vicina. Poi vedete Sky, è la prima volta che viene qua a Cleto, però lui sicuramente segue al dettaglio quello che io gli dico, fa le cose che la persona cieca gli dice, e quindi è come se avere una persona. Giustamente il cane ha le sue esigenze, chi ha un cane guida la mattina si deve svegliare presto, portarlo fuori, uscire, accudirlo. È come accudire un bimbo, chi è genitore capisce benissimo che un bimbo va accudito fino a una certa età, invece il cane va accudito sempre fino a quando ce l'ha uno, però è un ausilio importantissimo. Le difficoltà in Calabria sono tantissime, perché nonostante c'è una legge nazionale che i cani in guida possono entrare liberamente in tutti gli esercizi pubblici, qualcuno qua ancora non riesce a far capire la legge. Adesso hanno cercato a livello nazionale di modificare questa legge, e chi non permette al cane guida di entrare negli esercizi pubblici può essere multato con una multa che parte da 500 euro a 3.000 euro. Quindi io vi dico francamente, fino a quando io ho la possibilità di poter gestire il cane, un cane guida ce l'avrò sempre.
Questo è il secondo cane guida, perché il primo che ho avuto me l'hanno dato alla Scuola Nazionale di Scandicci, che fu una bellissima scuola. La scuola di Scandicci è nata intorno a, adesso a quasi 100 anni. Il primo cane guida è stato a Scandicci, è stato addestrato addirittura intorno agli anni della guerra. È stato consegnato a un cieco, avevo perso la vista con una bomba, una cieca di guerra. Qua a Cleto, devo dire che un minuto pure di raccoglimento per la signora Nunziata. Io ho conosciuto qua a Cleto una signora che si chiamava Nunziata, che era una cieca di guerra, che addirittura era una donna validissima, mi ha raccontato la sua storia, è morta che aveva l'età di 100 anni e abitava qua a Cleto. Sicuramente il vice sindaco ha avuto l'opportunità di conoscerla, qualcuno di voi, ma era una signora che mi raccontava la sua storia, i tempi della guerra dove lei aveva perso la vista, doveva accudire la famiglia, e andava, addirittura non aveva l'acqua in casa, andava ai fontanoni, che non so dove sono, a prendere l'acqua di notte per poi far lavorare la terra di giorno, e non aveva gli occhi. Quindi ho voluto citare questa signora per ricordarcela come esempio. Lei mi diceva sempre, quando venivo qua a trovarla, mi avevano detto di potevo avere un cane, però io non ho la possibilità di accudirlo, perché ho tanto da fare. Mentre io, qua c'è Giovanni, Candido, c'è, non lo so se c'è quel ragazzo pure Formica, è venuto, non lo so se, c'è presente. Comunque io, visto che siete giovani, vi consiglio, ve lo consiglio da amico, fraterno, se avete la possibilità, dedicateci un po' di tempo e prendetevi il cane guida. Io con questo vi saluto, vi ringrazio perché siete numerosi aver partecipato a questa bellissima, diciamo bellissima giornata. Per me è una giornata bellissima, perché quando uno fa queste manifestazioni sono delle cose molto importanti. Vi ringrazio a tutti e sicuramente ci vedremo alla prossima occasione. Grazie. Io, prima di passare la parola a Giuseppe Felice, il vice sindaco, volevo fare un'altra domanda a Ottavio, perché siccome Ottavio parlava proprio di questo, dell'utilità del cane, quindi una persona che si approccia inizialmente all'utilizzo del cane guida, quindi una famiglia che volesse prendersi carico di questo cane, quindi un ragazzo che diventa più indipendente con il cane, quali sono gli aspetti iniziali, qual è la difficoltà iniziale di avere un cane e soprattutto in cosa cambia la vita con un cane, anche in casa, piuttosto che, non so, attraversare la strada, perché il cane guida riesce anche a individuare gli ostacoli. Il cane guida non è soltanto, da quello che ho capito, uno strumento per vivere, ma è uno strumento soprattutto per lavorare, piuttosto che per muoversi in città, dove magari Cleto non è la città magari più adatta, diciamo, per fare questo esempio, però si va sui mezzi pubblici, si può andare anche al cinema. Mi spiegavi, Ottavio, che può addirittura entrare negli ospedali, quando negli ospedali una persona cieca, come tutte le persone, ha bisogno di fare una visita, si sente dire anche di persone che non vengono fatte accedere ai locali pubblici come un ospedale perché ha il cane, quindi il cane invece è il cane guida. Allora, avere un cane guida, ripeto, bisogna starci dietro al cane, però i cani sono considerati, questi cani guida sono considerati come le persone. Loro evitano gli ostacoli, fanno attraversare la strada, conoscono, fanno le cose con abitudine, conoscono i locali. Se uno va al bar, al solito bar in città oppure al bar dove si trova, chiede al cane di andare al bar, il cane lo porta in quel bar. Se uno, il cieco, io mi trovavo a Firenze con lo Sky, dove dovevo prendere qualcosa in farmacia, Sky non era mai entrato in una farmacia, ho detto: Sky, dobbiamo andare in farmacia. La prima farmacia, loro sentono l'odore, la prima farmacia libera mi ha portato là. Altrimenti seguono
le cose abitudinali che il cieco fa tutti i giorni. Se io faccio questo percorso, io di solito, io fino a un mese fa ero un dipendente della Regione Calabria, quando rientravo a casa mi piace molto camminare, quindi facevo chilometri e chilometri con il cane, quindi li continuo a fare pure adesso. Molti di voi conoscono Terrati, io abito a Terrati e quindi io facevo spesse volte Terrati San Pietro in Amantea oppure Terrati Lago con il cane. Se io dicevo prima di partire al mio cane, gli dicevo oggi andiamo al lago, quindi il cane prendeva la direzione di lago. Se io gli dicevo oggi invece andiamo a San Pietro, e andava a San Pietro, e se per strada il cane incontrava una persona che io conoscevo, allora si fermava perché io lo dovevo salutare. Invece se incontro una persona che non ho mai visto, si metteva sulla difesa per dire c'è qualcuno però tu non conosci. I cani fanno pure questo, sono molto sensibili e hanno una capacità veramente grandiosa. Addirittura a Cosenza l'altra volta mi diceva un collega che il cane si è bloccato al semaforo che era rosso, ha detto ma scusami, ma conosci il colore il cane del rosso oppure si è bloccato perché... No, poi gli ho spiegato perché io quando ho fatto il corso l'istruttore mi diceva che il cane al semaforo guarda non il colore, perché i colori loro non li individuano, ma guardano le macchine in corsa, dove sono le macchine, dove il soggetto deve passare, deve essere lì, però non devono passare le macchine, se no il cane si blocca. Così è molto, credetemi, avere un cane io con Sky è come se avessi una persona vicina. Qualcuno, io ci parlo, ci discuto, tante volte lui mi ascolta. Se devo andare a qualsiasi parte, io viaggio, io sono con l'Unione Italiana dei Ciechi, quindi viaggio molte volte, lo porto con me, è stato al convegno. 2 anni fa siamo stati, qualcuno di voi mi avrà pure visto, forse a Rai 3, sono stato pure a Rai 3, dove la dottoressa che mi ha intervistato ha detto scusami adesso, ho paura che il cane qua con tutti questi figli, ha detto non si preoccupi, ha detto perché questi cani sono abituati, quindi attento alla telecamera, attento a tutto, si è lasciato come pure quasi intervistare come una persona, perché quando io gli ho detto saluta la dottoressa, il cane ha abbaiato 3 volte. Avete capito? Questa è la situazione del cane. Ma con tutte le difficoltà purtroppo che ci sono, perché viviamo in Calabria, dove ci sono al nord è diverso, se uno entra in un bar, entra in un locale pubblico, nessuno magari lo obietta. Qua in Calabria ci sono le persone che purtroppo ancora... C'è la presenza di pochi cani guida, questo è pure vero, però ci sono molte persone che non sono aggiornate che cos'è un cane guida. Ma io mi auguro che in futuro, adesso a Cosenza, 4 ragazzi ciechi hanno fatto la richiesta per avere il cane guida, quindi avremmo sicuramente più cani guida in Calabria, soprattutto nella provincia di Cosenza, e qualcuno capirà che i cani è un ausilio importante per i ciechi e quindi lasceranno strada libera, non gli faranno più ostacoli per entrare nei locali. Io penso che sia davvero importante proprio la parola che ha detto alla fine Ottavio, ostacoli, cioè già è un ostacolo dover lottare tutti i giorni con delle barriere architettoniche che anche le persone vedenti hanno, perché i servizi ci sono dovunque. Maggiormente quando un cane guida con la pettorina, che poi è evidente, è scritto che un cane guida non possa accedere a dei locali pubblici, non possa permettere di svolgere il suo giusto lavoro. Io vorrei passare adesso invece la parola a Giuseppe, per ovviamente i saluti istituzionali, ma soprattutto se magari ha delle domande proprio da porre a Ottavio, con il quale bene o male già ha avuto a che fare. Quindi Giuseppe, vuoi dirci qualcosa in più rispetto a quello che ha detto Ottavio? Grazie, intanto voglio salutare tutti quanti voi, voglio ringraziare prima di tutto Riccardo, che sia Riccardo che Ottavio, grazie ai quali questa giornata è stata resa possibile, e bisogna sempre spendersi per queste giornate, perché quando si parla di diritti, nonostante siamo nel 2000, ancora oggi ci sono delle
delle grandi discriminazioni. Sono discriminati i disabili, sono discriminati anche le persone che non hanno disabilità, perché oggi i diritti purtroppo vengono filtrati da una convenienza, da una convenienza economica. Voglio ringraziare anche i ragazzi del servizio civile che si stanno adoperando e si stanno spendendo per un progetto molto importante. Noi quest'anno, l'avevamo detto l'altra volta, ne abbiamo parlato con Ottavio, sono due anni consecutivi che lo abbiamo voluto dedicare agli anziani, ed è una cosa alla quale teniamo tantissimo, perché si favorisce il dialogo fra le generazioni del futuro e le generazioni del passato. Quindi l'esperienza è quello che poi devono andare a fare i ragazzi che dovrebbero essere i padroni del domani. Quindi questo è un progetto molto importante che si sta svolgendo in un modo, dobbiamo dire, assolutamente encomiabile, sia per quanto riguarda i ragazzi sia per quanto riguarda gli utenti, che sono diciamo molto soddisfatti, tenendo conto anche che c'è un territorio diciamo molto vasto, quindi è molto difficile anche l'incontro e la socializzazione tra le persone. Detto questo, per riallacciarmi a quello che diceva Ottavio, effettivamente ancora ci sono tante, per quanto riguarda il cane guida nello specifico, ci sono tante cose da fare. Intanto c'è stata una legge che consente, ed è una legge che è stata molto sofferta, perché è arrivata dopo tante e tante diciamo battaglie, che consente al non vedente di accedere ai locali pubblici con il cane. In alcune nazioni è vietato, ma anche in Italia è vietato soltanto diciamo, negli ospedali non poter accedere. Però anche su questo si deve fare tantissimo anche per quanto riguarda, c'è una legge ancora che discriminante per quanto riguarda i non vedenti, che è quella dell'accesso al lavoro, perché oggi un non vedente può accedere soltanto nel mondo del lavoro come solitamente come centralinista, quindi però il resto è diciamo gli è precluso. Anche su questo bisognerebbe intervenire. Ad Ottavio volevo fare questa domanda, visto che Riccardo me l'ha chiesto espressamente. Il caso. Che ha sottolineato Ottavio di grande ausilio. Gli volevo chiedere se anche da un punto di vista psicologico, come dire, può dare un senso di maggiore indipendenza, perché poi il cane addestrato, visto che conosce i luoghi, riesce a raggiungere i luoghi, è come se la persona non vedente avesse attivato un pilota automatico. Ecco, quindi questo qui può dare un senso di maggiore diciamo, indipendenza e appagamento psicologico. Allora, io penso che il cane dà un'autonomia totale al non vedente, un'indipendenza totale. E poi per quanto riguarda la situazione psicologica, sicuramente, perché ha qualcuno vicino che ci può discutere, ci può parlare come se parlasse con una persona. Quindi l'autonomia è totale, soprattutto il luogo che il cane conosce. Dove conosci il cane è autonomo al 100%, quindi può portare, può guidare il non vedente a tutte le parti, perché poi l'autonomia in casa il non vedente se la fa da solo, ma all'esterno avere il cane in vita significa essere autonomo al 100%. Psicologicamente sicuramente stare come se stare senza, soprattutto quando è una persona sola, avere qualcuno, ma pure perché il cane che è vicino è una cosa importantissima. Bene, io per rilacciarmi al diciamo al quello che ha detto Giuseppe per quanto riguarda il lavoro, vorrei lanciare una cosa che faremo poi in futuro a Cleto, che comunque risponde anche al fatto che comunque il cieco possa fare altri lavori. Noi a Cleto vorremmo quanto prima fare una cena sensoriale. La cena sensoriale è quella sempre bendati per quanto riguarda le persone vedenti, serviti da chef ciechi e da camerieri ciechi. Quindi in teoria e in pratica i ciechi possono fare tutto, se possono addirittura servire al tavolo, se possono addirittura cucinare, vuol dire che il lavoro che purtroppo al momento viene
dato per la maggiore, sì esatto, è quello del, del centralista, in realtà non è così, e anzi io chiedo a Ottavio, visto volevo dire che il lavoro del CECO attualmente non è solo il centralista è uno dei lavori che magari adesso il CECO novamente fa di più, sono più collocati, anche se adesso c'è una situazione un pochettino critica, perché tutte le enti pubblici stanno mettendo i centralini automatici, quindi c'è meno lavoro. Ma i non vedenti, ci sono dei non vedenti che vanno i professori, gli insegnanti, ci sono non vedenti che vanno addirittura i massaggiatori, i fisioterapisti. Cioè, noi abbiamo all'ospedale di Cosenza due colleghi non vedenti, che uno è Massimo fisioterapista, un altro addirittura è là, è laureato, fa il medico alla terapia, c'è il dottor Fragale, Mario Fragale, poi ci sono degli insegnanti, c'è il professore Romagno, Vito Romagno, che adesso è in pensione, è stato un insegnante all'Università di Cosenza, quindi mi diceva, non lo so, prima ha insegnato al liceo classico, una signora di Cleto, la moglie del dottor Piero Longo, è stato il suo professore, quindi ci sono i non vedenti, fanno un po' di tutto, pure non solo i centralini. Ma io giustamente mi voglio riallacciare al discorso dell'avvocato, in futuro devono capire che questa legge va modificata e il non vedente deve essere utilizzato a qualsiasi tipo di lavoro, perché il non vedente, se vuole, si può impegnare, fa funzionare benissimo gli altri sensi, può fare tutto. Noi abbiamo persone cieche dalla nascita che fanno gli scultori, ci sono tantissime persone non vedenti, addirittura ciechi dalla nascita, che fanno qualsiasi attività. Io non lo so se voi siete, visto che siete di Cleto, io conosco in zona due sordociechi Spanò, la famiglia Spanò, qualcuno di voi conosce? Sì, sì, addirittura la prima volta che io sono andato a trovare la sorella e il fratello, sono tutti e due sordociechi. Il fratello, io ho consigliato alla mamma che adesso è deceduta, oppure all'altro fratello che è infermiere, di far mandare il fratello al Filo d'Oro, dove questo signore qua ha insegnato a fare l'impagliatura, a dentarci, ha insegnato l'alfabeto malosso, dove all'inizio non poteva comunicare con nessuno. Adesso il nipote, che è un ragazzo giovane, che ha insegnato pure lui l'alfabeto malosso, comunica liberamente con suo zio. Quindi queste sono delle cose che, se uno poi in futuro riesce a capire cosa può fare un cieco, se uno qua a Cleto c'è Giovanni, sicuramente Giovanni non frequenta dei corsi, ma come mi dici, io lo trovo più sereno, si sta facendo un'autonomia a lui. Quindi se Giovanni, un tipo come Giovanni, che magari riesce poi a inserirsi, io ho conosciuto un cieco addirittura che lavora nei campi tranquillamente, il cieco della nascita, se uno fa funzionare bene gli altri sensi, riesce a fare le cose. Quindi dobbiamo capire, soprattutto con l'aiuto, che è importante, molte volte gli occhi servono, perché noi ci dobbiamo pur fidare di chi ha gli occhi per tantissime cose, perché se andiamo in banca, soprattutto in banca, la banca non è attrezzata. Io molte volte ho fatto delle richieste, perché un non vedente potrebbe ritirare solo i suoi soldi e accedere al bancomat all'esterno con delle accessibilità. Io ho fatto una richiesta all'Ubibank per mettere gli ausili che un non vedente potrebbe utilizzare, ma qua in Calabria la situazione è sempre in rilento, quindi sono anni che ho fatto questa richiesta, non è mai arrivata. Invece a Torino, a Roma ci sono queste situazioni, queste banche accessibili ai ciechi. Quindi io mi auguro che in futuro qualcuno, qualunque si muove, riesce a lavorare con noi, con l'Unione dei Ciechi, soprattutto con l'Unione dei Ciechi, perché noi bene o male riusciamo a capire le problematiche dei ciechi e cercare di dare una mano a
alle persone cieche. Vi ringrazio. Io prima di passare la parola a voi del pubblico, se non so, avete qualche domanda proprio da indirizzare a Ottavio, vorrei chiedervi, ma in caso ad esempio, se ci fossero dei bambini, il cane guida come si comporta? È aggressivo, non è aggressivo? Perché molti si domandano anche questo, cioè, beh, non ho un cane, magari poi mi attacca, se ho dei bambini, se ho degli estranei che mi vengono a trovare. Allora, questi cani soprattutto sono i Labrador, i Golden Retriever, sono cani molto attaccati ai bambini, non farebbero mai male a dei bambini. Io ho i nipoti piccoli, gli fanno, a mio cane gli fanno le sbarze, ci saltano addosso, lo usano tante volte, c'è la nipotina mia che dice mi deve portare a cavallo con un cavallo. Questi cani non mozzicherebbero mai a un bambino, assolutissimamente. Poi, giustamente loro entrano in casa se il cieco, io ce l'ho in giardino, lui viene in casa se io glielo odio, se no non entra in casa. Magari segnala, mi va la mattina paio due o tre volte se non mi alzo presto per dire devo uscire, ma non farebbero mai male a nessuno. Questi sono, una volta addestravano pure i pastori tedeschi alla scuola cani guida. Adesso non ne addestrano più perché i pastori tedeschi sono cani che si attaccano di più alla persona, quindi possono diventare magari più aggressivi, possono diventare aggressivi nei riguardi delle altre persone. E addestrano solo esclusivamente Labrador e Golden Retriever, che sono dei cani speciali, dei cani molto sociali con tutti. Perfetto. Allora, se qualcuno di voi ha delle domande da porre ad Ottavio, non so, nessuno. Io? Sì, prego, prego, da questa parte per il microfono. Per la... una curiosità, questi tre altri. Se vieni no? Qua, Cristina, perché così si sente anche nella telecamera. Va bene. Visto che parlavamo di servizio civile, ringraziamo la presenza, come diceva Luisa. Più che altro una curiosità, in alcuni momenti parlava del cane come il conduttore, diciamo, della persona non vedente, in alcuni momenti invece si parlava come se il cane era quello che veniva condotto dal non vedente. Si vive quasi in una simbiosi più che altro, perché in un momento lei ha detto il cane si è fermato al semaforo, quindi il cane ha riconosciuto che si doveva fermare perché il semaforo era rosso, perché non c'erano le macchine che transitavano. In altri momenti lei invece ha detto mi porti in farmacia e il cane si è avvicinato alla farmacia vicina. Quindi chi è tra di voi due quello che conduce e quello che è il condotto? Allora dico, il cane evita gli ostacoli, il cane guida la persona cieca, giustamente gli segnala i gradini, gli segnala le cose, però il non vedente deve avere una buona mobilità per poter condurre il cane, perché sicuramente se il non vedente non ha una mobilità che non utilizza bene il bastone, giustamente il cane non ha tutte queste cose che può fare con tranquillità, poi si bloccherebbe. Quindi il cane evita gli ostacoli, sicuramente, tutti gli ostacoli, ai semafori, non farebbe mai attraversare la strada al cieco se c'è il semaforo rosso, perché riesce a visualizzare le macchine di dove vengono, per la situazione di dove vengono. Quindi il non vedente però deve avere la buona mobilità, perché deve pure lui si deve far carico della guida del cane. Perfetto. Quindi questo è il frutto della formazione che fanno durante l'addestramento, che c'è tra il cane, la conoscenza tra il cane e il non vedente, diciamo, certo. Si formano, c'è una formazione che loro fanno insieme. Sì, esattamente. Grazie. Perfetto, ottima domanda. Allora, se non ci sono altre domande dal pubblico, io ringrazio Ottavio per il tempo, per quello che ci ha raccontato. Poi noi ci aspettiamo alla fine, insomma, di questa giornata di vederlo proprio all'opera il cane, avremo magari la possibilità di visionare come Sky si comporta e come Sky lavora. Rimanete comunque, diciamo, in ascolto, perché qui a Cledo faremo altre iniziative, lo abbiamo annunciato, noi siamo molto contenti della vicinanza di Ottavio.
a Cleto, ma soprattutto a queste iniziative che sono importanti per noi, ma sono importanti per tutti. Più se ne parla meglio è. È importantissimo soprattutto che chi ha dei pregiudizi nei confronti anche dell'utilizzo del cane guida, ma parlo anche di persone cieche che hanno paura o che magari sono ancora restie a prendere un cane guida, possono farlo, perché poi tra l'altro anche un appartamento un cane guida può stare. Soprattutto i cani guida in città vivono negli appartamenti, quindi chi abita in un paesino lo fa come ci abito io, oppure in un paese piccolo, magari ce l'hanno in giardino, ma in città i cani guida vivono tutti in appartamento. Perfetto, grazie ancora a Giuseppe Filice, quindi all'amministrazione comunale di Cleto, alla presenza, come dicevamo, del servizio civile che oggi è qui numeroso e sono davvero contento. Lo ha ripetuto prima Giuseppe, loro già si occupano degli anziani e fanno quotidianamente azioni di assistenza, e chissà che magari un giorno non potremo vedere, ma questa la lancio così, anche diciamo, lui vuole, ha detto di sì, la presenza insomma anche di cani guida qui a Cleto. Bene, se c'è un cane puro. Forse no, però probabilmente aveva da dire la sua. Ah no. Grazie ancora, ci vediamo presto, seguiteci e soprattutto sì, del servizio civile di Lago, certo, che è presente qui. Scusate, vi dovete scusare perché io so che siete tanti e quindi di conseguenza ogni tanto mi scappa qualche saluto. Quindi anche il servizio di Lago, servizio civile di Lago. I ragazzi di Lago sono i ragazzi che lavorano, perché il comune di Lago ha pure un progetto come il vostro nel comune di Cleto, invece questi ragazzi che sono qua lavorano con l'Unione Italiana dei Ciechi, c'è un progetto che facciamo noi come sede provinciale di Cosenza, e questi ragazzi sono distaccati da Lago, sono tre ragazzi del servizio civile più due garanzia giovani. Ci sono pure ragazzi che vanno, due ragazze che fanno volontariato gratuito, che sicuramente prenderanno servizio una volta che finiranno, questi ragazzi che finiscono il loro mandato il 25 marzo. Perfetto, grazie ancora, quindi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima e per il momento buona giornata. Grazie.